Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qui con Simona, una studentessa del programma di 8 settimane in Facebook Ads Marketing. Ciao Simona. Ciao Ale, ciao a E tutti. oggi con noi ci racconterà la sua esperienza appunto col videocorso di Facebook Ads Marketing. Allora Simona, raccontaci un po' la tua esperienza, cosa fai, come è iniziata, insomma quello che vuoi. Allora, ti spiego. Perfetto, ti spiego subito. Io ti ho trovato per caso. Io sono una nottambula, non dormo quasi mai, e chattando su Facebook, mi sei apparso tu perché nella tua pagina aveva messo il mi piace una mia collega che è dalle parti di Piacenza, abita dalle parti di Piacenza. E niente, io ti ho cliccato, ho guardato un po' la tua pagina, di lì poi ho avuto la possibilità di cliccare sui corsi gratuiti. E è scattato l'amore, diciamo, chiaro e tondo. Mi sono innamorata del tuo modo di spiegare, anche perché io avevo necessità di fare un corso del genere, però tutto quello che mi veniva proposto era troppo grande, era troppo superiore alla mia sia necessità, ma anche al mio modo di apprendere, perché non potevo, ed avevo avuto già un'altra esperienza di un'azienda che non faccio nome naturalmente, però è stato un investimento grosso e valido, però era più un lavoro personale sulla personalità che sull'operatività. Io con te ho cominciato immediatamente a poter lavorare e lasciamo stare il fatto che comunque sono anni che io facevo queste sponsorizzate su Facebook, però tu mi hai aperto il mondo. Le mie venivano fatte programmate direttamente da Facebook, cosa che non va fatta. La lancetta del pubblico era tutto da un'altra parte invece centrale dove stare. Cioè, tante situazioni erano sbagliate che correggendo piano piano, e ti devo dire la verità, io da quando sono entrata nel gruppo lavoro benissimo con le chatbot e sponsorizzazioni ne faccio una tanto, cosa Grande. che prima ogni 10 giorni io era sponsorizzare Facebook. Quindi ho Grande. campato Facebook perché poi quando vai a vedere quanto hai speso, brava Bargiotti, mi dico, non hai capito niente, non lo sapevo, cioè è quella la differenza. E il corso è facilissimo, cioè io mi sono trovata bene, Ale, ti devo dire, ma non perché sto parlando agli altri. Io un Ale Lorenzi lo darei a tutti, soprattutto perché non è che bisogna considerare anche che io sono un po' tardona, nel senso 52 anni, quindi non è che esco ieri da scuola e il rapporto, cioè per me l'approccio è stato semplicissimo, anzi io mi diverto e ti dirò di più che sono gelosa e non faccio fare niente a nessuno, solo io. Perché poi tu, Simona, sei stata una delle prime poi a macinare i primi risultati da quando siete entrati. Io me lo ricordo. Forse la primissima addirittura sei stata. Sì, Tu sei stata proprio la ho fatto primissima. subito, sai, le sponsorizzate le conoscevo già, quindi l'unico dove ho capito che poi la cosa bella è che con il tuo corso si capisce quali sono i propri limiti o soprattutto le proprie esigenze, diciamo così, non i limiti, le proprie esigenze. Io ho fatto due landing page, però i risultati delle chatbot non me lo dà niente, cioè quello Chiaro. che ottengo con le chatbot io non lo tengo, cioè allora. Se devi fare l'investimento, dici che non lo faccio, cioè mi faccio un chatbot, mi prendo l'abbonamento di chatbot, ma non della landing page. Cioè, quello poi uno varia, sceglie un po' la propria esigenza. Nel mio caso è perfetto. Il problema erano i post, quindi anche come scrivere i post. Io facevo le storie, sembrava tutte le volte una letterina di Babbo Natale, cioè c'era una lista della spesa, no? Adesso non è più così. Cioè, l'ultima sponsorizzazione che ho fatto, e poi appena la ritrovo ve la metto anche nel gruppo. Dopo, al momento che cliccano altro, ci sono altre 2 righe, stop. Però prendano e inviano il messaggio e gli arrivano il buono sconto. Cioè, a me la vita è cambiata, c'è Me lo niente da immagino. fare. Anche perché tu hai 3 centri estetici, dico bene? Due, Due, scusami, due, hai ragione. Beh, comunque erano due. due pagine. Il terzo in cantiere, per ora sono Ecco. due. Se questa sponsorizzazione ci porta bene, andiamo per il terzo. Grande, grande, grande. No, io te l'ho detto, Ale, io guarda, lo sai, te l'ho detto, io ho fatto ultimamente tramite l'azienda, ho fatto un altro corso e ci sono andata proprio, a parte il fatto
diciamo le virgolette, l'obbligo, comunque sei in un'azienda e non puoi esimerti, no, da tante situazioni. E io ti devo dire la verità, è una grande agenzia, è una grande persona, un grande oratore, quindi io non ti posso dire altro, ma quando è arrivato a spiegare, delle ManyChat non si è sentito nemmeno parlare, si è sentito parlare solo del link me.me, m.me, e stop, e quindi è la chat istantanea. Io Certo. sono stata zitta, io sono stata zitta perché non volevo fare la saputella. Chiaro. E poi che ti posso dire? ClickFunnels non, ancora l'ho lasciata lì a capire che cosa serviva. Quindi ti sei trovata alla fine la numero uno della classe, dai, possiamo dire così, senza Sai, ovviamente gelosie, invidie, eccetera. io sono stata zitta, nel senso non ho avuto, ecco, mi ha dato, mi ha fatto capire, perché anche loro parlavano di leve, di angoli, bla bla bla. Lui mi aveva soltanto fatto capire la semplicità di ispirarsi un po' più, essere un pochino più fantasiosa, ecco, perché io a volte sono molto selettiva, sono molto tecnica, ecco, Certo. però Ale non c'è confronto, non Ma c'è confronto. visto che sei innamorata dei chatbot, no? All'interno del gruppo sei una dei massimi esponenti di utilizzo dei chatbot, tu e Cecilia proprio siete le più alla fine lanciate, no? spiegami una cosa, nel senso, questi automatismi di messaggio, tu per cosa li stai utilizzando adesso? Nel senso, anche per spiegarlo a chi ci guarda, che utilizzi ne fai? Allora, devi pensare che nel nostro settore c'è molta concorrenza, quindi noi dobbiamo puntare a distinguersi. La possibilità di Facebook ti offre la possibilità di distinguersi dagli altri. L'estetica è varia, Certo. passa da un discorso di estetica tradizionale a un discorso di estetica avanzata. Noi stiamo cominciando ad essere nell'avanzato e se non attrai la curiosità del cliente, è naturale che lui non può andare da chiunque. E quindi a noi serve per la distinzione e ci servono, tutto questo ci serve per far vedere sia il discorso della differenza tra cosmetico e cosmeceutico, ti porto un esempio, ma anche la classica ceretta che noi non usiamo, cerette di base che possano avere altre situazioni più dannose, cere ibride, resine ibride e quant'altro. Ecco a cosa ci serve a noi tutto questo, per distinguersi. Certo, anche perché ovviamente bisogna anche dire le cose come stanno, nel senso i chatbot ti permettono di risparmiare tantissimo tempo, ovviamente, perché comunque riesci a nutrire le persone, a fargli fare le azioni in modo automatico, mentre tu ti concentri su altro. Deve pensare che noi non, cioè, se no bisognerebbe indirizzarsi verso un telemarketing. Eh sì. E noi non abbiamo cioè, non abbiamo né il tempo e non abbiamo l'abilità per farlo, perché comunque telefonare a una persona devi sapere, deve avere Chiaro. un determinato approccio. Sì, devi anche sapere poi, ma poi bisognerebbe anche vedere se nel tuo target avrebbe anche senso, perché magari per le persone che frequentano i tuoi centri potrebbe essere addirittura quasi un disturbo, mentre il chatbot sono le persone che ti contattano direttamente, cioè è È un disturbo. l'inverso. Il telefono è un disturbo. A volte ti chiamano, cioè, scusa, ma ora ho da fare, sono al lavoro, È cioè, chiaro. si vede che io lo vedo da WhatsApp, non rispondono. Eh beh, certo. Ma vuoi raccontarci uno dei traguardi più grandi che hai fatto con i chatbot in termini anche di numeri? Se non vuoi dire guadagni, eccetera, non lo so, ma No, contatti? allora, no, tanto è facilmente, si può vedere anche dalla pagina. Comunque è stata la prima sponsorizzazione che ho fatto, non la sponsorizzazione, il primo chatbot che ho fatto legato alla landing page. Nell'arco di una settimana abbiamo ottenuto 24 appuntamenti Grande. per una prova gratuita di un trattamento corpo e abbiamo avuto più di 5.000 euro di incasso. Di Grande. pacchetti venduti. Grande, Simona. Ecco perché io Grande. sono innamorata delle Vabbè, chatbot. ci È per credo. questo. Io amo le chatbot più di me stessa. Grande. Ma tu li avevi fatti prima? Li avevi mai provati o hai mai sentito parlare di cos'erano prima di fare il corso? Quindi Zero. anche l'affacciarsi a queste nuove magari strategie tecniche, tu come l'hai trovato tramite il corso? Nel senso, ti è stato un ostacolo? Ti è sembrato semplice?
tuo corso? La parte dei chatbot, magari, essendo proprio quello. Semplicissimo. Ho trovato più difficoltà, però lì avevo il supporto di mia figlia. Creare il video, il Ok. primo video mi sono persa, poi il resto ho È fatto tutto da andata. sola. Te l'ho detto, non faccio vedere a nessuno. Grande, grande Simona, Simona. Una rivincita, voglio dire, questa è stata la rivincita mia. No, davvero, l'ho trovato semplicissimo. Non ho... Bisogna applicarsi. Chiaro. Perché ognuno si organizza come vuole, però io ho il computer davanti e dal telefono o tu che mi fai passo passo, ti seguo. Quindi voglio dire, non ho mai, aspetta, mi sposto un attimo, Sì. non ho mai, cioè nel senso, mi sono dovuta, ho saltato i giorni di riposo, diciamo così, dai, quando studio, studio, Eh beh, punto. certo. L'ho presa seriamente, ecco, l'ho presa seriamente. Chiaro. Possiamo dire questo, no? L'ho presa come uno studio, non l'ho presa come il solito corso, tanto per fare qualcosa, l'ho presa come un impegno e è stato necessario anche che io ci dedicassi più ore del previsto. Chiaro. Guarda, inizialmente pensavo anch'io, quando l'ho comprato, pensavo fosse una cosa più... Io avevo fatto questo calcolo, te lo compro, almeno sono in macchina, lo accendo, ascolto. Dopo, io già dalla prima lezione mi sono accorta che non era una cosa così, che era da Chiaro. prendere seriamente, però io i risultati li ho visti, Eh cioè, beh sì, punto. sì. Sì, beh, ma tu proprio mi ricordo la prima se no, forse eri appena entrata all'interno della settimana dei chatbot, già me l'avevi messo in piedi, già me l'avevi lanciato, studentessa Io la modello. prima cosa, la landing page ho fatto subito. Ecco. Quando tu dicessi di aspettare 15 giorni, io la landing page la feci subito, ma perché conoscevo le sponsorizzazioni di Facebook, quindi Esatto. mi sono sentita di, una volta che io ho riposizionato il pubblico, che c'era, e il mio era la lancetta, era completamente sballata, capito? Quindi una volta che ho risistemato e mi sono personalizzata al pubblico, io ho osato subito con la landing Hai page. fatto benissimo. E adesso ti dico, la landing page è quella che mi ha portato 24 appuntamenti. Eh beh. Perché anche la cliente della pagina stessa andava a vederla. Per forza. Però ti faccio un calcolo a livello economico, ti dico, prima di prendere un abbonamento di una certa cifra al mese, allora se ottengo, provo la chatbot e per ora la Chiaro. chatbot mi sta rendendo. Cioè ora io e te siamo a parlare, a me mi si è assegnata un'altra persona. Grande, ma infatti Cioè, dopo io capito? do le strategie, do gli strumenti, ma poi è giusto anche plasmarli, no? In base a quello che è il tuo pubblico, perché se poi la tua nicchia, i tuoi clienti si trovano bene col chatbot, è giusto inseguire quello. Queste sono nuove, quindi penso di avere la mia problematica del pubblico freddo. Allora si vede questa sponsorizzazione che dopo, se cerco di trovarla, te la Sì. mando, si vede senza sapere e mi sono rivolta al pubblico freddo, perché questi non sono clienti. Questa è Sì. Grande. sponsorizzazione di Facebook, capito? Non sono i miei. Quindi è segno evidente che ce l'ho fatta anche a saltare quello scalino che per me era duro rivolgermi al... Siccome molte persone magari si chiedono, no? Questo confronto nasce anche dal gruppo privato riservato agli iscritti e agli studenti. Tu quando l'hai trovato utile, non l'hai trovato utile? Tanto sì, diciamolo, sei onestissima, non ti ho pagato, quindi No, 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 Ale, non non ho mi hai nessun. pagato. Io l'ho trovato utile di più, dai, Ale, di più. Non ti posso dire in un'altra maniera, di più. Io il rimpianto di non aver, cioè, nel senso, le cose arrivano sempre al momento giusto. Il mio rimpianto è di non averti conosciuto qualche tempo fa. Perché hai un modo di... Cioè, io mi devo approcciare alla mia età, capito? Io quant'anni è... Non voglio nemmeno dire quant'anni è che non ero su un banco di scuola o che comunque dovevo imparare, perché comunque stare ad ascoltare, studiare, con te ci arriviamo, perché hai un modo di approcciarti semplice, che va bene a qualsiasi persona, che ha Grande. un grado di istruzione o no. È quella la semplicità, Ale. E non te lo dico così, te lo dico perché ho fatto corsi con persone abbastanza importanti, perché nel mio settore ci sono queste persone, ci sono medici, cioè c'è Certo. tante persone. Non è che te lo dico e riuscire a reggerti senza distrazione non è poco, Ale.
Segno evidente che fai qualcosa perché l'attenzione venga riposta e non stanca. Grande. Io sì, sono tuo sponsor ufficiale, diciamo così, dai. Grazie Simona, troppo Dalla gentile. Grande. Toscana con furore. Ha No, no, bisogno, bisogno. veramente. Grande, grande. Niente. Allora Simona, se tu dovessi dire qualcosa a qualcuno che vuole comprare questo corso ma non sa se farlo, se fidarsi, se non fidarsi, perché ce ne sono fuori tanti, perché il prezzo, mille ragioni, cosa gli diresti? Gli direi di a occhi chiusi di prenderlo e di seguire diligentemente tutto quello che c'è da seguire e che è un investimento facilmente ammortizzabile perché ti dà tanto in cambio. Cioè, quindi la restituzione del corso si vede, Grande. forse più di quello che uno ha investito. Questa è la mia idea. Ok? Grande, grande, È detta da una che cifre ne vede tante. grande. Grande, ci possiamo fidare. Grazie Simona. Sì, a te Ale, poi ci risentiamo perché ti Certo. devo chiedere qualcosa. Va Quando bene? vuoi. Grazie, un abbraccio Anche a te. grande. Grazie di tutto. Ciao Simona. Ciao, 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 ciao.